A simple hello could lead to a million things. Ladies and gentlemen, a very pleasant morning to one and all joining today's Our Species Meet. I'm Sheikh Dawood, grand nephew of Dr. APJ Abdul Kalam and co-founder of Dr. APJ Abdul Kalam International Foundation. The day the power of love overrules the world, a tutti. The world will know the peace. Today is the glorious occasion of the 89th birthday of former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. We are extremely honored to have with us an esteemed dignitary, His Holiness the Dalai Lama, who has kindly consented to impart these noble thoughts on working together for a peaceful world. Now, I would like to request my brother Sheikh Salim to give welcome address. Adesso vorrei chiedere a mio fratello di introdurre Sua Santità. Auspicious occasion, the 89th birth anniversary of our beloved missile man of India, People's President, Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam. I am overwhelmed with feelings of happiness and pride. Your Holiness, it is indeed our great honor. Sua Santità, è un grande onore, è un privilegio che tu hai accettato di fare questo webinar, anche se sei estremamente occupato giorno e notte con centinaia di attività per il beneficio degli altri, per cui oggi è uno dei momenti più belli della mia vita. Most notably, our student friends gathered today from various parts of the world. Dr. Kalam had dreamed of a peaceful world where people can live in a harmony. I would like to quote his famous phrase, where there is a righteousness in the heart, there is a harmony in the home. When there is a harmony in the home, there is an order in the nation, there is a peace in the world. And this auspicious occasion and the prevailing global la pace nella famiglia porta la pace nella società e la pace questa porta la pace nel mondo. Per cui enlightening address with great pride and joy on behalf of myself at APJ Abdul Kalam International Foundation and the House of Kalam Rameswaram wholeheartedly welcome you on this 89th birth anniversary. Comunque tutti ti diamo il nostro più caro benvenuto e ti chiediamo per piacere di parlare a noi. Grazie. Respected friends, I feel great honor. Con rispetto, miei amici, mi sento molto onorato di poter parlare e poter parlare con voi. Da quando sono arrivato in India come un rifugiato, sono diventato l'ospite più a lungo termine del governo indiano. Quando arrivai per la prima volta per la celebrazione dell'anniversario del Buddha Jayanti, allora a quel momento il presidente era Raj Pasha e poi Ramakrishna e molti altri presidenti e ministri ho avuto l'opportunità di incontrare. E Abdul Kalam ha avuto un significato piuttosto speciale per il fatto che veniva da una famiglia ordinaria e ricevette un'istruzione normale ed era interessato alla scienza. Quando lo incontrai era un grande gentiluomo, molto gentile, non una bontà e una dignità finta, ma proprio naturalmente gentile, molto
con tanta dignità come, come leader. Per cui oggi che ho l'opportunità di parlare di lui e in generale in India, la tradizione di millenaria della, dell'armonia religiosa. Il presidente era musulmano, ma era appunto il presidente, aveva la più alta carica possibile. Per cui l'India è l'esempio che è possibile nel mondo avere l'armonia religiosa e in questa nazione sono presenti tutte le grandi tradizioni religiose del mondo e che vivono insieme con rispetto reciproco, armonia reciproca. Ci sono imparano anche gli uni dagli altri. I feel great honor. Per cui oggi mi sento molto onorato di poter parlare di lui e in generale della cultura indiana, in particolare l'armonia religiosa. Per cui sono sempre contento di discutere e anche, con un, anche se fosse, anche discussioni un pochettino animate, perché la nostra tradizione tibetana, che viene dalla tradizione del Nalanda, e il modo di studio è sempre il dibattito. È sempre l'approccio logico. Non siamo d'accordo implicitamente, ma invece di dire sì, diciamo perché. Quindi oggi sono aperto a questo tipo di discussione e dibattito. Ok? In generale, dico sempre che in India è presente una tradizione di più di 3.000 anni di Ahimsa e Karuna, della non violenza e della compassione. E questo è una tradizione meravigliosa. This tradition, which is on ahimsa and karuna, dal momento che questa tradizione basata su ahimsa e karuna, nello stesso tempo utilizza anche l'approccio logico, e credo che l'India, proprio per questo, abbia prodotto la più grande quantità di logici e la più grande quantità di letteratura che contiene spiegazioni logiche. Perfino le parole stesse di Buddha sono state analizzate logicamente e alcune volte, su questa base, rifiutate a livello del significato letterale. Questa è una tradizione veramente unica. Nello stesso tempo, la conoscenza di come educare il proprio pensiero tramite le due, shamatha e vipassana, questa era già presente da più di 3.000 anni in India.
Per cui queste sono veramente le grandi tradizioni dell'India. Adesso il messaggio dell'India, della non violenza e della compassione, ha un tantissima relazione col benessere dell'umanità in questo mondo, dove abbiamo tantissimi problemi, a parte la violenza in generale, la mancanza di compassione. Quindi la tradizione plurimillenaria indiana di questi concetti non sono concetti antichi, ma hanno una grande importanza nel mondo moderno. Per cui io esprimo sempre di come uno dei miei impegni è quello di far rivivere queste antiche tradizioni indiane, principalmente Karuna, la compassione, e Ahimsa, che è la non violenza. E poi se andiamo a livello più profondo, attraverso la meditazione, anche provare a trasformare la mente troppo disturbata, calmarla. E anche la tradizione indiana è quella secolare, è il percorso secolare, ovvero anche se queste informazioni sono contenute in testi religiosi, dovremmo utilizzarli come soggetti accademici, perché sono validi sia per credenti che non credenti, credenti di questa religione o di altre religioni. Quelle sono tutte questioni personali dell'individuo. Questi sono soggetti accademici. Ciascun essere umano, essere vivente, sia che sia un credente o non credente, religioso o non religioso, tutti hanno bisogno di una vita più pacifica, più felice, e per quello compassione e non violenza sono estremamente importanti per questo fine. Adesso ci sono dei commenti. Qualcuno vuole commentare? Thank you, Holiness, for your wonderful speech. Now I will request, all over the world we have. Grazie per l'introduzione. Adesso richiederò agli studenti. Cominciamo con Sagarika. Sagarika dall'India. Buongiorno, Santità. Sono Sagarika e studio all'università. Grazie, Santità, per darmi questa opportunità incredibile. La domanda è: può una famiglia ordinaria creare un impatto per la pace del mondo? Bisogna sempre creare attenzione attorno a questa cosa, o si può fare silenziosamente? Certamente. Sì, come Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era una persona sola. In Sudafrica, come una persona, propagò la non violenza. Poi arrivò in India e il suo sforzo per l'indipendenza è avvenuto puramente sulla base della non violenza, anche Nelson Mandela in Sudafrica e Martin Luther King negli Stati Uniti. Questi erano i singoli individui che piano piano sono stati seguiti da tante persone in tutto il mondo. Anche il Mahatma Gandhi era una persona sola, non aveva una forza militare o cose di questo tipo. Per cui penso che, logicamente parlando, noi facciamo parte dell'umanità, individualmente.
ci sono movimenti, nuove idee, devono cominciare dal singolo individuo, dal singolo essere umano. Per esempio, come te, sei giovane. Vieni da una nazione con un eritaggio culturale estremamente ricco, per cui certamente puoi dare tanto contributo alla pace nel mondo attraverso lo sviluppo della pace mentale. La prossima è Sirinidhi, Indiana. Buongiorno, Santità. Studio in una scuola internazionale. Grazie per l'opportunità, Santità, di poter fare una domanda. Hanno detto che a questo livello di danno che sta avvenendo, il mondo ha ancora 30 anni di vita. Che cosa potremmo fare come giovani per preservare il pianeta per il futuro? Certo, sfortunatamente, l'educazione moderna è preoccupata esclusivamente ai valori materiali e non indica niente per la pace mentale. Per cui con l'educazione moderna, questo tipo di educazione è diretta solo alla tecnologia e mentalmente fa sviluppare più cupidigia per voler sempre di più. Il presente modo di pensare che abbiamo ultimamente si rivolge solo a se stessi individualmente, io, e cerca il potere, includendo anche la violenza e il potere militare. Se questa situazione, modo di vita presente che pensa esclusivamente ai valori materiali, dove non si esita a usare la violenza, se questa situazione rimane continuamente, allora è veramente difficile dire che possa continuare a esistere in un modo pacifico questo mondo. Come Abdul Khan disse, io sono d'accordo, ma nello stesso tempo, nell'ultima parte del XX secolo, ci furono sempre più persone, anche scienziati e educatori, che hanno mostrato interesse allo sviluppo della pace interiore. In particolare, molti scienziati hanno un genuino interesse su come sviluppare una pace mentale. Precedentemente, nel passato, non c'era nemmeno il concetto della mente, era solo fisico, cerebrale, ma verso la fine del XX secolo alcuni neuroscienziati cominciarono a realizzare che c'è qualcosa che ha un effetto sul nostro cervello, e noi chiamiamo questo chit, che è la coscienza mentale. Nella vita materialistica, quando parliamo di mente, ci riferiamo solamente a livello sensoriale, le coscienze sensoriali dell'occhio, dell'orecchio e così via. Non si parla di chit o coscienza mentale. Per cui la pace è in relazione con questa mente, con la sesta mente, la coscienza mentale. Le coscienze sensoriali sono lì per
servire la sesta mente, avversione, attaccamento, compassione, sono in relazione al sesto tipo di mente, alla coscienza mentale, per cui dobbiamo prestare più attenzione alla sesta mente, per cui fondamentalmente noi esseri umani, come dicono alcuni scienziati, siamo animali sociali e tutti gli animali sociali per natura hanno una preoccupazione naturale per la loro comunità. Noi siamo animali sociali, perciò il senso di preoccupazione per la propria comunità è presente già dalla nascita, per natura. Senza questo non potremmo sopravvivere, non saremmo sopravvissuti. Appena nasciamo, la madre si prende cura di noi. E also you see need the neighbors also the friendly e la madre anche ha bisogno di una relazione positiva con i propri vicini, un senso di comunità, in modo da creare una famiglia felice. Questo non as soon as we born. No, non è qualcosa che impariamo a nuovo. Appena siamo nati, il bambino, la bambina, la madre e le persone attorno mostrano amore e compassione. Senza questo non saremmo potuti sopravvivere. Per cui questo non è qualcosa di religioso, non parla di vite future, è solo come la natura con la quale sopravviviamo. Adesso, inoltre, possiamo vedere nel mondo moderno come Kalama citato all'inizio, il pensiero materialistico, la vita materialistica crea veramente tanti problemi. Se questa situazione rimane tale che abbiamo adesso e inoltre con l'aggiunta del riscaldamento globale, che è una situazione molto seria, infatti alcuni scienziati ecologici dicono che è una situazione molto seria questo riscaldamento globale. In settembre c'è stata anche una notizia che è stato il mese più caldo in assoluto degli ultimi anni. Per cui, se pensiamo più seriamente, credo che tutto il mondo adesso si sta avvicinando alla sua fine. Nelle tradizioni indiane antiche, nei testi antichi indiani, si parla di come tutta la galassia ha un inizio, una durata e gradualmente scompare. Così il nostro mondo è cominciato il processo di distruzione, per cui questo riscaldamento globale è evidente. Alcuni dei miei amici, dopo qualche decennio, mi hanno detto che in qualche decennio la maggior parte dei fiumi si asciugherà. Il Tibet diventerà un deserto. Questi sono degli scienziati dell'ecologia, per cui adesso è venuto il momento
in cui dobbiamo prestare più attenzione all'ecologia e alla pace. Se pensiamo seriamente in questo termine, costruire armamenti, fare guerre, porta solo un'autodistruzione, non serve a niente. Dobbiamo costruire un mondo pacifico e dal momento che abbiamo, sono rimaste poche risorse naturali, dobbiamo preservarle. È finito il tempo di considerare noi e gli altri e utilizzare armamenti e militari, è obsoleto questo modo di essere. Per cui il concetto multimillenario di Karuna e Ahimsa indiane sono estremamente importanti. Prossima domanda. Aidan Clark dall'Inghilterra. Mi chiamo Aidan Clark. E studio all'Accademia di Colston. Grazie, Santità, per darmi questa opportunità di partecipare in questo programma. La mia domanda è: come fai a rimanere in pace quando c'è così tanto dolore nel mondo? Allora, la maggior parte della violenza e dei problemi essenzialmente è creata da noi stessi. Quindi, logicamente, l'individuo deve provare a creare una vita pacifica. Per poter fare ciò, per poter creare e portare avanti una vita pacifica, è essenziale la pace mentale. Per cui la psicologia antica indiana dicono che la rabbia, la paura distrugge la pace mentale e la pace della vita. Quindi avere una mente più compassionevole porta pace mentale, porta meno paure, fa ridurre le paure. Quando abbiamo una mente, un'attitudine altruista e consideriamo i nostri fratelli e sorelle, i nostri vicini, naturalmente la mente di quell'individuo sarà più pacifica e più felice. Io stesso ho un po' di esperienza e penso continuamente, penso a tutti gli esseri umani come la mia famiglia di fratelli e sorelle e provo a promuovere il senso dell'unità della comunità di 7 miliardi di esseri umani. Ci sono delle differenze di colore, culture, religione, queste sono differenze secondarie, perché a livello fondamentale siamo tutti gli stessi esseri umani, per cui pensando in questo modo, dovunque vado, quando incontro gli altri penso sempre a loro come miei fratelli e sorelle, per cui l'unità della famiglia umana, questa attitudine porta a vera pace mentale. Quindi quando andiamo più profondo, a livello fondamentale, tutti gli esseri umani sono veramente fratelli e sorelle, sono uguali. A livello secondario ci sono delle differenze di colore, di nazione, di religioni, eccetera. E allora diciamo, sulla base di queste differenze secondarie, noi e gli altri, ma sono secondarie queste differenze. Guarda, per esempio te, sei giovane, sei ancora un ragazzino. Quando dici 4, 5, 6 years old, you children, quando avevi 4, 5 o 6 anni, facevi distinzione con i tuoi amici, mettevi l'enfasi
sulle differenze superficiali del colore, della religione, anche o di qualcuno più povero, più quasi più ricco, anche se nella stessa nazione. Per cui vedete, noi all'inizio giochiamo tutti insieme, senza pensare a nessuna differenza. Per cui questo è il concetto dell'unità della famiglia umana, già presente naturalmente, e questo va promosso, preservato, aumentato tramite il sistema di istruzione, il senso dell'unità degli esseri umani. Viviamo tutti su uno stesso piccolo pianeta. Per poter essere felici dobbiamo mettere l'enfasi nel concetto dell'unità della famiglia degli esseri umani, ok? Grazie, Santità. Prossimo è Cooper, uno studente australiano. My name is Cooper Marsden and I'm from Australia. I'm a grade 6 student from Barrack Chase Primary School in Victoria. Thank you for your holiness. Vado a scuola nello stato del Victoria. Grazie a Santità per darmi l'opportunità per fare la mia domanda. È come se la pace nel mondo è possibile, come possono i bambini piccoli crescere per portare un volto pacifico? Il senso di unità è il fattore chiave. Per esempio, molte di queste nazioni, come l'Inghilterra, eccetera, l'Europa, fra di loro hanno avuto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, poi dopo la seconda guerra mondiale, sotto la leadership di De Gaulle e Adenauer, precedentemente i francesi e i tedeschi, che erano arcinemici e si uccidevano, dopo la seconda guerra mondiale hanno sviluppato il concetto dell'Unione Europea. E questi stati membri dell'Unione Europea che si uccidevano nei secoli passati, che hanno combattuto gli uni con gli altri per molte volte, dopo la formazione dell'Unione Europea non ci sono state più uccisioni fra gli stati membri. Questo è un esempio. In quel modo noi possiamo imparare da questo, da questa esperienza, e infine avere, come l'Unione Europea è avvenuta, l'Unione dell'America Latina, l'Unione dei Paesi Asiatici. E per prima cosa India e Cina, che sono le nazioni più popolate e più antiche, e storicamente hanno dei contatti molto vicini. Ci vorrebbe un'unione la grande unione dei paesi asiatici, che include il Giappone e anche le piccole nazioni come Burma, il Vietnam, la Thailandia, il Giappone. Ci vuole un'unione di queste nazioni. Poi credo che a livello pratico, una volta che abbiamo sviluppato un'unione genuina, non avremo più bisogno dei militari e risparmieremo tantissime risorse e denari, altrimenti spendiamo troppe risorse e denari per le forze militari, ma nessuno vuole essere ucciso o uccidere. Per cui quello veramente vogliamo, una comunità mondiale, i continenti pacifici, dobbiamo individualmente, ciascuno di noi,
utilizzare perché abbiamo il potenziale di creare, per creare quel tipo di unione, come ti ho appena detto. Per cui ciascun individuo, in particolare te che sei, e quelli come te così giovani, dovete pensare a nuove circostanze e con nuove idee. È molto importante. Non seguite, non copiate le generazioni passate che hanno enfatizzato troppo la divisione noi e gli altri e il combattimento. Questo è obsoleto, questo modo. Per cui giovani come te, a scuola, quando siamo a scuola all'inizio, non prestiamo attenzione alle differenze superficiali, giochiamo insieme e non abbiamo problemi. Quindi le generazioni giovani, i ragazzini, i bimbi, devono pensare sulla base dell'esperienza di ciò che è veramente successo nel passato. Anche oggigiorno i leader mondiali fanno troppa enfasi sulla loro nazione, e l'India, nell'India, c'è un divario enorme fra i ricchi e i poveri. La sezione sociale povera soffrono inutilmente tantissimo, per cui dobbiamo sviluppare un senso di preoccupazione per i bisognosi, per coloro che socialmente hanno più problemi. Question from Varshini from India. Varshini dall'India, buongiorno Santità, sono Varshini e sono a scuola in the Bhaskaras. La mia domanda è: Buddha e gli altri vennero in questo mondo solo con l'intenzione di portare pace, ma non l'abbiamo ottenuta al 100%. Il mondo deve aspettare che venga un altro grande profeta per ottenere questa pace o no? Io credo che, frankly speaking, when Buddha's time, parlandoti amichevolmente, al tempo di Buddha, le comunità, le nazioni erano piccole. Non c'era un concetto di internazionalità. Adesso, spinti dall'economia, parliamo dell'economia globale che non ha confini nazionali, così anche la tecnologia. Siamo molto più vicini gli uni agli altri. Per esempio, l'India è una grande nazione, ma il futuro dell'India necessita buone relazioni con i suoi vicini. E così come l'Est ha bisogno dell'Occidente, l'Occidente ha bisogno dell'Oriente. Questa è la realtà moderna. Per cui dobbiamo lavorare insieme e vivere insieme felicemente. E per questo credo che il fattore fondamentale sia l'istruzione, a guidare ad avere meno emozioni egoiste, io, che portano un'attitudine claustrofobica con tanti problemi.
Anche la fisica quantistica, per quanto riguarda le emozioni, la mente, eccetera, loro cosa dicono? Dicono che c'è una grande differenza fra il modo in cui i fenomeni appaiono nella loro realtà. Le apparenze di questi fenomeni appaiono come positivi e generiamo attaccamento negativo e generiamo paure e avversione e odio. Tutte queste differenze sono esclusivamente avvengono a livello delle apparenze. A livello fondamentale, più profondo, non si può trovare qualcosa che è così oggettivamente un amico, un nemico. Più profondamente vai, più tutto diventa a livello molecolare. Ecco perché la fisica quantistica dice che la maggior parte delle emozioni distruttive si basano sulle apparenze e nel momento in cui vai più a un livello più fondamentale, tutte queste sono esclusivamente delle proiezioni mentali. Per cui io sempre dico che la maggior parte delle emozioni distruttive si basa sulle apparenze, mentre invece le emozioni costruttive come Karuna, la compassione, queste sono radicate a un livello molto più profondo e attraverso la meditazione possiamo sviluppare compassione. Perché è basato su ragione, non possiamo farlo con l'odio attraverso la meditazione, perché l'odio si basa esclusivamente sulle apparenze e non su quella che è la realtà. Per cui quelle emozioni che si basano sulla realtà possono essere coltivate, sviluppate, mese dopo mese, anno dopo anno, aumentano. La rabbia può avvenire, ma è priva di base. Per cui nessuno può dire che si medita sulla rabbia, sarebbe stupido. Scusate. Per cui per natura tutte le emozioni positive possono essere sviluppate come Karuna, mentre invece le emozioni distruttive sono avventizie, vanno e vengono. Per cui Karuna e odio non possono andare, non possono convivere. Per cui la persona che prova a sviluppare sempre più una mente compassionevole attraverso educando il proprio pensiero costantemente, ciò che chiamiamo meditazione, automaticamente la forza del suo odio sarà ridotta e con questo la paura. Per cui queste informazioni che vi sto dando adesso vengono negli scritti, negli insegnamenti di Dharma, che hanno un aspetto religioso, ma questi diventano soggetti accademici che ci insegnano come sviluppare una pace mentale e con questo essere una persona più pacifica e felice. Grazie, Santità. Questa è Sacha Dill dall'Inghilterra. Sacha Dill De Vincenzi, grazie per darmi questa opportunità di poter partecipare e farti una domanda. La mia domanda è come possiamo come studenti attraversare mentalmente e spiritualmente la pandemia e anche aiutare gli altri? No, I think already this country the number of people who got that sick quite high, but meantime cioè sono molte persone che sono ammalate, ma anche molte altre che guariscono. So aumenta il numero delle persone che guarisce.
per cui gli scienziati, i dottori, gli infermieri, le infermiere, le persone che lavorano nella salute hanno fatto un lavoro fantastico. Nello stesso tempo l'individuo non deve demoralizzarsi, non deve scoraggiarsi. Se pensiamo solamente, ci sentiamo senza speranza, questo modo di pensare danneggia il sistema immunitario. Invece dovremmo avere totale confidenza nella medicina e nel fatto che ci sono delle persone che se ne stanno occupando bene, e noi stessi dobbiamo avere un grande entusiasmo pensando: devo continuare a vivere per servire l'umanità, e come per prima cosa, se siete indiani, occupatevi del vostro villaggio, della vostra città, della vostra provincia e della vostra nazione, sempre andando, aumentando esponenzialmente la vostra, in questo modo potrei veramente contribuire in un modo significativo alla pace del mondo. Ma per prima cosa, tu stesso, l'individuo, come individuo, devi mantenere la tua confidenza e il modo di pensare positivo. Thank you, Holiness. Next we have Lena. Grazie, Santità. C'è una studente dal nord Cipro. Buongiorno, Santità. Mi chiamo Lena Alexandra Anguematu. Vengo dalla Zambia. Grazie per permettermi di partecipare a questo programma. Potresti darci qualche idea sullo sviluppo economico, la diversità dello sviluppo economico delle nazioni sviluppate e quelle che sono ancora in sviluppo? Ho già menzionato la divisione fra poveri e ricchi, fra le nazioni povere e ricche. Questo ha una connotazione con dei principi morali. Anche le persone che sono povere nella società hanno gli stessi diritti degli altri ricchi, così pure per cui le nazioni più ricche dovrebbero aiutare, essere più attenti al gruppo sociale povero. Per cui l'ho detto precedentemente, questo divario fra poveri e ricchi, sia a livello sociale che a livello di nazioni, è moralmente sbagliato. Dobbiamo pensare di più al fatto che siamo gli stessi esseri umani, gli stessi fratelli e sorelle su questo pianeta, e dobbiamo vivere insieme su questo pianeta. Per cui questo divario fra poveri e ricchi dobbiamo pensare più seriamente. Ok. Then? Next. His Holiness, now I have Vagis from India. Your Holiness, it's a great honor to be here and to speak. Questo è dall'India. È un grande onore essere qua e poter parlare con te. La mia domanda: mi chiamo Vagish Tinsi e studio a Chennai. La mia domanda è: qual è il tuo consiglio per tutti i giovani per come lavorare per fermare il riscaldamento globale, specialmente quando abbiamo a che fare con coloro che non ci credono? Come manteniamo la nostra forza
rispetto a questa situazione. Now, human intelligence. L'intelligenza umana is a great power to think, to look. Ha una grande capacità di pensiero. Look from different angle. Di analizzare uno stesso oggetto da tanti angoli diversi e trarre delle conclusioni diverse. Per cui il sistema dell'educazione aiuta l'abilità del nostro cervello di guardare, analizzare tanti differenti aspetti. Our education. Il nostro sistema di istruzione non dovrebbe ripetere esclusivamente la conoscenza e il modo di cercare la conoscenza del passato, perché la realtà è cambiata tantissimo e in questo modo anche il nostro modo di pensare è cambiato tantissimo. Per cui il giorno d'oggi tutto è così interdipendente, per cui il concetto di noi e gli altri è obsoleto, è passato. Dobbiamo pensare a un'unica famiglia di esseri umani. Per cui questa è la nostra intelligenza, ha l'abilità di essere utilizzata in un modo giusto, saggio, non pensando solamente a delle aree claustrofobiche piccole, ma di abbracciare tutto il mondo, tutte le nazioni, tutte le galassie. E se guardiamo alla storia passata, tantissimi problemi, come ti ho già detto precedentemente, sono creati da noi stessi, perché la nostra mente funziona a livello molto limitato e poco lungimirante. Più questo pensiero è presente, questo pensiero è obsoleto, dobbiamo pensare in un modo più olistico. Per cui l'educazione, l'istruzione è molto importante. E per cui tu che sei un giovane puoi veramente contribuire in un modo molto significativo al modo di pensare dell'umanità affinché possa sviluppare una visione olistica. Okay? Grazie, Santità. Questa è l'ultima domanda da Singapore. My name is Shreyas. Buongiorno, sono Shreyas di Singapore e studio in una scuola inglese e cinese. Grazie per darmi questa opportunità di incontrarti, Sua Santità. La mia domanda è: in che modo la pandemia può avere un impatto positivo nella mente delle persone? Fondamentalmente, avere più certezze, confidenze in se stessi, un modo più coraggioso di pensare sulla base di una mente pacifica, più olistico, non solamente che vede esclusivamente il problema della malattia e porta a scoraggiare, a essere scoraggiati. Per cui dobbiamo avere un modo di pensare più coraggioso, che include anche la situazione che viviamo adesso. Ci sono, per questa pandemia, alla fine, proprio grazie all'aiuto dei dottori e degli scienziati, supereremo questo problema. Il nostro
Per cui è importante continuare a sforzarsi sulla base di coraggio. Per cui se demoralizzarsi, pensare ah non posso fare niente, quella porta porta sconfitta. Per cui coraggio e confidenza in se stessi, questo modo di pensare. Grazie Santità per la tua interazione meravigliosa. Adesso per la nota di ringraziamento. Your Holiness, first and foremost, Sua Santità, prima di tutto, mi scuso per aver preso il tuo tempo prezioso e sono onorato di essere qui con te, tutti noi lo siamo. Non per cui apprezziamo tantissimo l'ufficio di Santità che ci ha aiutato a fare questo. Ringrazio tutti i partecipanti, gli studenti, gli educatori, i membri della famiglia, di aver usato il vostro tempo per essere con noi. E anche tutte le altre organizzazioni, queste fondazioni di cui non capisco che nome sono, comunque. Per cui sogniamo per un futuro migliore e un mondo migliore. Grazie, Santità. La cosa fondamentale, la chiave di tutto, come ho già detto, è avere confidenza in se stessi. È molto importante per sviluppare e mantenere questa confidenza in se stessi, un fattore importantissimo è quello di essere onesti e sinceri. E allora la confidenza in se stesso diventa veramente radicata, con fondamenti. Troppe emozioni negative unite alla confidenza in se stessi crea disastri. Per cui l'essere umano, come ho detto, per natura è positivo. Per cui mantenete questi con onestà, sincerità e confidenza in voi stessi, utilizzando la vostra intelligenza umana in un modo corretto. Quando diciamo buon cuore e cervello, devono andare insieme. L'intelligenza, la capacità del cervello deve essere messa insieme all'onestà e al buon cuore. Grazie. Ciao a tutti. Thank you. See you again. Grazie. Ci vediamo presto. Thank you, Holiness. Thank you. Thank you. Grazie, Santità. Credo che sia finito. Thank you, Holiness.